L'Erasmus è un programma straordinario, ha avuto un grande successo da quando è stato istituito. Napoli sta facendo molto bene, è diventata una meta molto richiesta dagli studenti Erasmus e questo non può che arricchire ovviamente il tessuto culturale e l'esperienza della vita nella nostra città. Napoli accoglie giovani universitari del programma Erasmus. Nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino in centinaia questa mattina hanno partecipato all'evento che il Centro Europe Direct del Comune promuove con gli Atenei cittadini e le associazioni studentesche per dare il benvenuto agli studenti stranieri. Alle mie spalle c'è questa grande cartina dell'Europa in cui tutti loro stanno indicando la città da dove provengono ed è bellissimo appunto che ci sia una dimostrazione viva e vera di quello che è l'Europa. Appunto in questo momento così complicato avere una testimonianza di come stare insieme, di come condividere non solo un percorso di studi ma anche usi, costumi e abitudini diverse, credo che sia una testimonianza importante. Favorire il rapporto diretto tra i giovani e le istituzioni europee, nazionali e locali è l'obiettivo del Welcome Day, che quest'anno punta ad un maggiore coinvolgimento degli studenti Erasmus provenienti dai diversi paesi. Sono circa 1000 i giovani pronti ad iniziare la loro esperienza in città. Napoli ha degli Atenei che non solo hanno una lunga tradizione, ma sono anche dei campus molto ben distribuiti nel tessuto urbano, sia nel centro storico che nei quartieri più esterni. Quindi il processo di apprendimento, che è legato ovviamente ai programmi Erasmus, si svolge in una spazialità che non è banale, perché è proprio quella appunto del campus distribuito del centro storico, dei quartieri come per esempio San Giovanni, che ora si stanno sviluppando grazie all'università. È un programma fondamentale per creare i cittadini europei, perché il programma Erasmus è un programma che alla fine di fatto ti stimola a comprendere gli altri, a essere critico verso te stesso, ad essere apprezzativo anche di quello che tu hai, di quello che sei come persona, come background. E oggi come oggi questo è il cuore dell'Europa. L'Europa nel suo motto lo dice, siamo uniti nella diversità, e questo è un aspetto fondamentale dell'Unione Europea, che dopo 70 anni garantisce una pace stabile e duratura tra di noi, ma che deve anche fornire e garantire una pace ai propri confini, che oggi invece in realtà sono martoriati. Nel cortile del castello per l'accoglienza ai giovani del programma Erasmus sono stati allestiti stand informativi ed organizzata una visita guidata al Maschio Angioino. L'evento rientra nel piano di comunicazione 2023 del Centro Europe Direct, cofinanziato dalla Commissione Europea.